Ok. Buongiorno e come sempre un saluto alla YouTube del futuro, un saluto a Twitch ora e sempre si continua con quella che è la Evil Saga, l'avevo anticipato ieri, si parte effettivamente con Resident Evil 2, il remake giocherò solo una delle due campagne. Quella di Leon in questo caso. E basta. Non voglio perdere tempo. Voglio, come al solito, sempre comunque ringraziare chi supporta, chi entra in live anche per poco, chi lo fa e rimane effettivamente per più tempo, chi recupera il tutto a parte, su YouTube. In questo caso, perché voglio ricordare che tutto quello che succede in queste live, in queste forme di disperazione, di miasma, no? Di drammi, viene caricato poi interamente, in maniera integra su quello che è il canale su YouTube in questo caso. Quindi nella remota delle ipotesi si volesse recuperare, c'è YouTube. Ecco, mettiamola così. Per il resto, voglio partire. Allora, a livello di difficoltà, io Resident Evil 2 lo conosco sì, ma l'estrema di Resident Evil 2 è abbastanza estrema effettivamente. Voglio evitare di rimanere necessariamente incastrato e bloccato da qualche parte per troppo tempo. Ci sono dei giochi dove mi sento più a mio agio a giocare effettivamente a difficoltà più alta. E arriveranno anche. Però per ora manteniamoci sulla difficoltà normale. Standard, si parte, ci sarà la cutscene iniziale e io mi muto. A dopo. Senti, dico sul serio, ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata? Coraggio. Ok, beh, lo scorso venerdì sera stavo tornando a casa dal bar e una tizia inizia ad avvicinarsi. Barcollava, capisci? All'inizio pensavo fosse ubriaca. Oh, ehi, ok, dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata e ho guardato meglio. Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. Sembrava un cadavere. Un cadavere che cammina, amico. Ti ricorda mia moglie. Non avevo mai visto niente del genere. Da allora non riesco a dormire. Coraggio, calmati, bello, rilassati. Ehi, devi essere forte. Non farti prendere dal panico, ok? Forse hai ragione. Se vai nel panico vicino a quelli, ti affondano i denti nella carne. Avanti, sono più bello. Devo riposare. Adesso cosa faccio?
Non c'è nessuno? Che strano. Eh? Si parte, e si parte con il succo di mirtillo, di pomodoro per terra, va bene, con la passata di pomodoro. E con Leon. Un bambino sul due, un bambino. Allora, va bene. Ok. Mizoil, gas station. Aperto. Ehi là, c'è nessuno? C'è qualcosa che non va. Quel quadro non cosa. Sta bene? Benissimo. Una favola. Lo Tenga duro. Torno subito. tenga duro. Oddio. E a livello di visuale la velocità. Ok, no, perché. E sta fermo. Ma gente, che succede? E sta Vieni dietro, fermo. non si avvicina. Ecco qua. Buon pranzo. Non Bello muoverti, tu. Ula. o sparo. Aia. Liscio. No, stavo per dire, ho disattivato appositamente la mira assistita. Porca Magari troia. non lisciamo. E porca troia, Leon, se lisciamo così, porca troia, sì. Volevo capire il livello di velocità. Ok, ci può stare. Ula. Chiave. Molto consumata. Inventario. Direi di levarci dallo scocones. Via. Quando hai bisogno di usare un oggetto per sbloccare una porta o risolvere un enigma, selezionalo. E scegli usa. Vabbè. E magari usiamo, apriamo Leon. Ula. Ula, ula, ula. Brutta. Ma che? Sco. Eccola. Freeze. Merda. Stai bene? Sì, penso di sì. Grazie. Ringraziami dopo, una volta salvi. Porca troia. Non vi vedo bene. Alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire Redfield. Vivi qui? No, cerco mio fratello. È un poliziotto. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. È un posto tranquillo. Intro.
Kazunori Kadoi, Masato Miyazaki, Yugi Nagamimoto. Bing, bing, bing. Anche? Hirebayashi Takeuchi. Interessante. Attenzione a tutti i cittadini. A causa dell'epidemia in corso, vi invitiamo a rifugiarvi presso la centrale di polizia di Raccoon City. Posto sicuro, chiaramente. Oh mio Dio, non posso crederci. La centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Sì, ma se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti. Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Non saprei, Leon. Dovremo camminare da qui. Ma meglio correre. Sì, buona idea. Leon, torniamo indietro. Ecco. Porca troia. Claire, esci ora. È un po' difficile. Mi piace come le scarpe di Leon. Ho fatto cosa ora? Sono bianche, sono perfette in tutto questo. Non sono state minimamente scalfite da nulla. Guardalo questo. Guarda che belle. Ah no, che un pochino, dai. Si mantiene bene Leon. Bravo lui. Sì, ma ancora per poco se stiamo qua, infatti. Ci vediamo alla centrale. Va bene. Sì, va bene. Direi di muoverci e levarci dalle palle. Oddio, non mi ricordo. Ok. Mi calma, ste urla che è. Oh. Vieni qua. Ok. Merda. Tutti. Si sono trasformati tutti. Sono trasformati tutti, Leon. Capito? Così vedete l'effetto fog che c'è qua fuori. Vabbè, dato dalla nebbia. La centrale. Posso, vero? No, magari evitiamo di farci. Ok. Ok. Va bene. Saremo sicuramente al sicuro qua. RPD. State buoni lì. E via. Ah. Che bello. Ah, intanto. Ok. Va bene.
La mappa, oltre che mostrare la tua posizione attuale e le varie aree di gioco, la mappa ti mostra anche tutti gli oggetti che hai trovato ma non hai raccolto, gli elementi con cui hai interagito. Altro principale, ok. Lettera d'orientamento. Agente Leon Scott Kennedy, congratulazioni da parte di tutto l'RPD per aver completato l'addestramento. Alla luce dei suoi sorprendenti risultati conseguiti, siamo più che lieti che lei sia entrata a far parte del nostro corpo per l'orientamento. Faccio rapporto alla centrale di polizia di Raccoon City, venerdì 25 settembre alle ore 8. Attendiamo con ansia il suo arrivo. Commissario della polizia di Raccoon City, Brian Irons. Signor Irons. Vabbè, tutorial. E va bene. Ed esploriamo un po'. Quindi, sì. Keep out. Ehi Chiaro là! di così. Ui. Non c'è nessuno? Colpi pistola. 6. Ok. Ci deve essere qualcuno. Oh merda. Oh shit. La testa. Ecco. Devo trovarlo. Cassa oggetti. Ok. Allora. I miei ricordi di Resident Evil 2 sono preoccupanti. Nel senso che ricordo più o meno poco. Ok, a Leon parte con la Matilda. La Matilda. Salute oggetti curativi. Se subisci dei danni, il tracciato dei tuoi parametri vitali in basso a sinistra nello schermo passerà da normale ad attenzione ed infine a pericolo. Quando viene visualizzato pericolo, curati in fretta con una pianta o con lo spray medico prima che sia troppo tardi. Va bene. Ok. Ecco, ad esempio, questo già si potrebbe prendere dall'inizio. Il problema è che non ricordo. La passwords. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come andiamo? Come la va? Come stiamo messi? Come stiamo messi? Buongiorno, Cri, com'è? Allora, si ricorda ben poco. Si ricorda ben poco. Allora, cerchiamo di rimetterci un attimino. Io tutto a posto e buon lavoro comunque. Tutto a posto, dai. Ci siamo, stiamo andando. No, vabbè, queste le varie porche, le varie porche con gli stemmi delle chiavi. Munizioni, ok. E quindi va bene. Corridoio est, corridoio est. Dove si deve andare, ok. Quindi riscendiamo. Allora, lo spray medico. Io sono stronzo, ma lo poso. Lo poso, sì. Quindi andiamo così. Keep out. Ma che keep out? Entra e via. Ok. Madonna, quanto è diverso Leon in quelli a seguire poi. Qui proprio un bambino, aia, botta che ho dato. Bambino. Ok. Manca il fusibile, manca il fusibile, ok. Missing. Porte chiuse. Calma. Bevande fresche.
Che cos'è? Ah? Arta? Oh, fo... Fo... Ah, food. Compa? Ok. Va bene. Coraggio. Ti auto... Supporti, Leon, eh? Giusto. Giusto, giusto, allora. Come... Hai il culo cagato o è un'impressione? Può capitare, dai. Non lo biasimo. Accendiamo la luce. Questa è una sala conferenze. Ok. Blu, quindi completa. Sì, ah, perché giustamente... Nel 2 è un ragazzino. Da qui al 4 dovrebbero passare più o meno 6 anni. E quindi già è più bello maturo, no? Però è proprio diverso, è vero. Proprio diverso. Vediamo qua i cessi che nascondono sempre. E qua chiamerei un l'idraulico. Un altro spray medico, ho fatto bene a posare quello, va bene. E quindi... No smoking, se fuma. Caffè. Cristo. Cristo. Non adesso. Calma, 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 ora arrivo. Apriamo questa cazzo di cosa, arrivo ad aprire questa cazzo di cosa. Stai calmo. C'è tempo, c'è tempo. Ti faccio uscire. Dai, calma. Va bene, dai. Dammi la mano. Dammi la mano. Esatto. Dammi anche l'altra. Dai, pure l'altra. Ecco. Aia. Che cazzo di forza devono avere per... Dammi una mano, dammi pure l'altra, ma mi sa che sono rimaste solo la man le mani praticamente fra un po'. Va bene. Bello. Taccuino della gente. Ok. Statua della Dea, i tre medaglioni, parcheggio, la via di fuga. Ok. Va bene. Sì, vabbè. Solo le mani però un po' rimanevano, sì. Prego! Avanti! Com'è? Andiamo! Viecce! Bravo! Ora qua. Esatto. Via. Che finisce in tragedia. Cazzo, non mi ricordo di qua, giusto? Sì. Ulla! Sono ovunque. Ok. Li leviamo di mezzo in questa maniera. E torniamo indietro! Due colpi in testa. E si fa il lavoro pulito. Porca troia, sì. Leon! Ula. Tritato di carne, fresco fresco. Sei al sicuro? Per ora. Grazie. Marvin, com'è? Marvin Branagh. Marvin Branagh. Leon Kennedy. C'era un altro agente, io non. Palliduccio, Marvin. Alzati. E cammina, Lazzaro. Sono certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Sì. Qualcuno sa come è iniziato? Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Bella Sono stato merda. fortunato. Ma Ma che
Ora sei qui. Bene. Ok, tenente. Pronto. Ho dovuto cominciare la scorsa settimana. Cioè, questo è il primo incarico di Leon. Credevo di poter fuggire da questo passaggio segreto. Ti è andata bene. Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò qui. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Cazzatissimo, Marvin. Verrei con te, ma ti rallenterei. Cazzatissimo. Ora, prendi questo. Non posso prenderlo. Zitto! E non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. O li ammazzi, o scappi. Chiaro? Chiaro, chiaro, chiaro. Ci siamo, dai. Calma, Marvin. Riposati. Stai tranquillo. Stai fresco. Allora. Coltello da combattimento. Equipaggialo dalla schermata dell'inventario, il suo utilizzo è limitato. Ed è rappresentato dalla barra sotto la relativa icona. Sfodera fendente, usalo per contrattaccare premendo L1 quando viene afferrato da un nemico. Può essere inoltre recuperato dai corpi a terra. Il coltello di Resident Evil... Silenzio, stiamo calmi. Ok. Non lo sprechiamo magari. Marvin. Ti vedo un po' sofferente. Allora. Bello comunque Leon in divisa. Cioè, è proprio un fregno. Va bene. Io direi che si può prendere anche il primo medaglione avendo il documento. Leone, grano, uccello. Grano. Uccello. E il primo. Cioè. Medaglione del leone. Eccolo qua. Ok, e lo andiamo subito a mettere a sto punto. Così almeno si libera la zona, la situazione. Eccolo qua. Quindi Elliot aveva ragione. Già, ma il passaggio non è ancora aperto. Ancora, dobbiamo mangiare di cereali sotto marca o scaduti addirittura. Spray? Lo possiamo perché siamo estremamente cattivi noi, brutti e cattivi. Il classico nastro giallo che ti va ad indicare dove si deve andare effettivamente. Anzi ti è andata più che bene, mettiamola così. L'erbetta vera, pianta verde, guarda quanto è bella. È andata più che bene, Leon. Fidati. Combiniamo i colpi. Ok. Però un attimo, perché ricordo... Si poteva andare anche sopra, però in teoria sopra... Non si può fare niente ancora. La parte destra, intendo. Lato destro, questo qui. Giusto? Questa? Sì. Oddio no, c'è l'erbetta. Erbetta che combinerei a sto punto. Verde verde, ok. Guida della città. Benvenuto a Raccoon City, la città che ospita la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation. Raccoon City è una città viva e dinamica, dalla storia lunga e importante. In questa guida scoprirai solo alcuni dei luoghi più interessanti che la nostra città ha da offrire. Centrale di polizia di Raccoon City. L'edificio al centro della città non è sempre stato una centrale di polizia. In passato, infatti, era la sede di un museo d'arte. Alcuni elementi della struttura, come l'insolita torre dell'orologio e la statua della de... Torre dell'orologio intendi quella tagliata dal remake del 3?
La torre dell'orologio è la statua della dea nell'altro. Oppure, no, 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 ok, no, intende quella del. Scusate, quella del 2 in ogni caso. Va bene. Però in ogni caso. Piccola critica, va bene. Nel lato principale sono vestigia di un tempo ormai passato. L'orfanotrofio. A pochi isolati dalla centrale di polizia sorge l'orfanotrofio, fondato e gestito dall'Umbrella Corporation, grazie anche al generoso contributo di aziende e privati cittadini. L'edificio è noto per la sua colorata vetrata, che attrae esperti d'arte da ogni parte del mondo. Ok. Ok. Questa signorina chi è? Aia. E ancora mi sa che ci attacchiamo perché a memoria purtroppo non ricordo. Qua abbiamo un'altra di quelle porte. E via. È abbastanza veloce la visuale durante la mira, ci sta. Marvin, ti sento, stai calmo, tranquillo. Tranquillo. Ok. Fiume. Com'è? Io la mano in faccia non la metterei con questa. Ok, tranquillità. Che gran sorriso. Hola. Salve. Chiusa. Io con queste nel frattempo interagisco così almeno le segna. E le trovo sempre puntate poi nella mappa. Ah, ok. La zona delle assi, interessante. Salve. No, oh merda. Ok. Bevande fresche. Ok. Rapporto. 25 settembre. Stiamo convertendo la centrale in un rifugio temporaneo a causa delle violenze in città. È stato ordinato a tutto il personale di dare priorità assoluta alla sicurezza dei cittadini, mentre cerchiamo di accogliere quanti più civili possibili. 25 settembre. Addendum. Nel cuore della notte siamo stati attaccati da uno dei rifugiati. Ha ucciso un agente e ferito altri tre. Ha ucciso un agente. Già letto, calma. Il soggetto è stato subito bloccato. Crediamo si sia trattato di un grave episodio di crisi di nervi dovuto al forte stress, sicuramente. 26 settembre. Un'orda ha assaltato la centrale, provocando numerose vittime. Alcuni di noi sono riusciti a rifugiarsi oltre le serrande di emergenza, ma siamo circondati e sarà difficile fuggire. Non so se riusciremo a riparare gli strumenti di comunicazione. Per ora siamo isolati dal mondo. 27 settembre. Intorno alle ore 13 si è verificato un altro violento scontro nell'area ovest della centrale. 12 persone sono morte e rimane solo un piccolo gruppo di sopravvissuti. La situazione sta precipitando. Brutta, bruttissima roba, David Ford. Oh merda. Sta provando ad entrare? È entrata per caso? È entrata? Oh, sangue di Giuda. Prendi la mappa, Leon, e caliamoci via dalle palle, direi. Leon? Velocemente. Ok. Ok, salve. Un attimino che qua. Hanno tutti il culo un pochino smertato, va bene. Altri colpi di pistola, va bene. Com'è?
Non voglio essere. Non voglio disturbare, ma non penso funzioni, cioè. O almeno. Se funziona, non funziona in questa maniera. Gentiluomo, lei? No? Beh, l'ho avvertita io, eh. Ok. Che soddisfazione, gli è esplosa la capoccia. Ah no, tra l'altro era aperta. Mamma, scusi, ma mi perdoni. Ma era aperta. Tutto sto bordello per una roba aperta. Perché? Questa è chiusa. Penso sia morto. West Office, aspetta, prima di West Office. Questa è la stanza dei bottoni? Degli armadietti. Nota terminale armadietti. Sembra che al tastierino del terminale degli armadietti manchino dei tasti. Invito il responsabile a trovare dei tasti di ricambio e a sistemarli al più presto possibile. Sai a chi mi riferisco, coglione? Chi altri farebbe un simile casino? Ok. Con grande tranquillità, educazione. Si risolve tutto. Qualcuno? No. Però sentivo. Bello lui, il pompazza. Eccolo. Ah, era vivo. Mignotta ladra. Oh merda. Cos'è, Highlander? Ok, è andato. Ho capito. Ancora che stava. Mancano i tasti. Non lo so, proverei tipo a caso, no? No. Magari qualcuno si apre anche senza. La vedo dura. Ma sì. Ok. E devo trovare il 2 e il 3. Va bene. No, non il 4. Non lo 0. Non l'uno soltanto. Leon. 108. No. 109. 9. Ok. Colpi. Perfetto. Va bene. Non potevo chiedere di meglio. Rullino. E qui. I colpi. Va bene. Questi. Eh no, infatti questi con il 2 vanno. Quindi per ora cippa. Allora. Ok. Qua abbiamo il West Office. Tu stai bene a quanto pare. Ula. Morto? Che delusione. Polvere da sparo. Ok. Usare la polvere da sparo. Munizioni per pistola, per 2. Cartucce per fucile. Polvere da sparo più polvere da sparo, qualità alta, gialla. Munizioni per magnum, polvere da sparo, qualità alta, gialla, per 2. Non sono rimaste molte munizioni nella centrale, quindi fate buon uso della polvere da sparo che trovate. Vi serviranno munizioni differenti per le varie armi, quindi fate attenzione quando combinate le risorse, oppure non otterrete il risultato sperato. Già ho dimenticato le varie combinazioni, però va bene. Ok. Colpi di pistola. Tu stai bene. Esattamente. Occhio però. Occhio per occhio, dente per dente. Ma che diavolo, Leon? Ehi là. Quanto tosto. Morto? No. Ai, ai, ma che cazzo? Cos'è sto? Avevi il piede al posto del pisello.
Penso sia andato ora. C'è andato, beh? Credo di sì. Come sta il coltello? Un po' così, eh? Poi che abbiamo? Rapporto sull'operazione. 28 settembre, ore 2:30. Siamo rimasti solo io e altri tre. Niente armi, niente munizioni. E le continue liti ci hanno debilitato mentalmente e fisicamente. Sono presi a pugni? Non ce la faremo mai. L'agente Phillips ha proposto di fuggire passando per le fogne. A quanto pare qui sotto c'è un tunnel segreto risalente ai tempi del museo. Prima ero contrario all'idea, ma ora sto seriamente iniziando a valutarla. Certo, non abbiamo prove che ci sia un tunnel o che le fogne non siano infestate dagli zombie, ma d'altra parte non voglio neanche stare qui ad aspettare la morte. È un azzardo, ma voglio provare a scoprire qualcosa su questo tunnel. Elliot Edward. Effettivamente, anziché rimanere qui fermi ad aspettare la morte, non è brutta l'idea, ecco, quindi va bene. Primo incarico della recluta. Leon S. Kennedy, eccoti un caso molto speciale come primo incarico. La tua missione è accedere alla tua scrivania usando le iniziali dei nostri nomi. Inseriscila nell'ordine delle nostre postazioni, ci sono due serrature. Una su ciascun lato della tua scrivania. Riuscirai ad aprirle? In sostanza, il tuo primo compito è ricordarti i nostri nomi, ma l'avevi già capito, vero? In bocca al lupo, Leon. A proposito, potresti avere qualche difficoltà nel convincere Scott a darti una risposta. Tenente Branagh, c'è qualcosa tra le macchie di sangue. Sono felice che tu non sia venuto, recluta. Poracci. Cioè, ti avevano preparato pure il giochetto, il trick. E gli è andata male. Ma i nomi. Sento un suono un po'. Oddio, non mi... Ah, ok, Rita Phillips. Allora, Marvin Branagh. Rita Phillips. Questo mi ricordo che era in un posto un po' MR. Oh cazzo. MRG. Ok, il primo è MRG. E qui ci siamo. L'altro, David Ford di E N Den. Ok. Ned? Ah, ok, mi sa che ok. Ned. Yes. Ula, caricatore maggiorato Matilda. Che andiamo subito a mettere. Bella. Bella, 24 colpi. Cioè passa dai 12 ai 24. Tosta, tostarella lei. Questa è chiusa, sì. Andiamo. Ehi là, che è stato? Calma. Cazzo, quanto è scuro effettivamente. Allora. Piano con queste finestre, che non è che so di titanio, cioè. Piano. Prendiamo questa, dai. Asse di legno, esatto. Sai che facciamo? Questo. Via puramente precauzionale. Tiè. Ciappati st'asse di legno. Prendi la morsi se vuoi. E quindi va bene. Allora, questa è una bellissima zona per riposare. Benefici. Medici delle piante. Sin dall'alba dei tempi, l'uomo ha imparato a sfruttare le piante come rimedio medico. In questo volume scopriremo tre piante native delle montagne Arklay. Le piante verdi possono curare le ferite semplici, mentre le piante blu
sono da sempre usate per curare l'avvelenamento. Fino a pochi anni fa si credeva che le piante rosse non avessero proprietà curative. In seguito si è scoperto che, se combinate correttamente con altri tipi di piante, queste ne esaltano le proprietà curative. Secondo un ricercatore specializzato in medicina asiatica, miscelando piante rosse e blu si ricava un composto che rafforza la costituzione. Abbiamo appena iniziato a comprendere il vero potenziale di queste piante e le loro capacità curative. Inoltre... No, che dov'era inoltre? Non c'è inoltre. Ulteriori ricerche porteranno di certo a risultati ancora più sorprendenti. Ok. Va bene. Darkroom. Questa è quella dei rullini. Yes. Qua, esatto, la piantina rossa. Beh, i negativi contengono prove, non lasciateli incustoditi. Ho un rullino io, giusto? Ah, però aspetta un attimo. Combinare gli oggetti. So come funziona. Stai calmo. Dai. Allora, intanto io farei una robetta del tipo. Ma io non avevo preso un rullino? Deposita. Per ora queste le deposito, onestamente. Scusate, mi viene un dubbio. Io non l'ho preso un rullino? Ma intanto salvo. Ok, così, se sa mai. Voglio tornare un attimino indietro. Forse no, mi sbaglio. Probabilmente mi sbaglio. Ah, l'ho proprio lasciato, cioè io ho aperto e poi l'ho lasciato. Buono, 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 proprio roba intelligente, va bene. Torniamo a noi. Dobbiamo Darkroom. Usiamolo. Foto ricordo. Sì, vabbè. Ok. Oh no. Devo mettere un attimo. Cazzo. La batteria del... No. Porca merda. Non riesco ad attaccare così. Ok. Boh, perfetto. Andiamo, Leon, tutto a posto. Quindi... Saliamo le scale. La signorina... Cos'ha? Colpi di pistola. Infatti. Oh cazzo, sento. No. Etta. Dove sta? Ah, eccolo. Hola! Pazzo quest'uomo! Oh merda. Io sfrutterei la situazione. Andato? Ma sembrerebbe di sì. Calma. Signori, qua rischiamo di non far citare mai. Vero, succederà anche troppe volte. Ma qua che abbiamo? Un'altra erbetta rossa. Ok. Ok, il... Ah, il coltello sta andando. Ula. E levate. Non saprei. Il locker degli uomini, non mi viene il termine. Cartucce per fucile, però non abbiamo ancora il fucile, bene. Cassetta di sicurezza portatile. Premere un tasto per accendere la luce corrispondente. Accenderle tutte per aprire la cassetta di sicurezza portatile. I tasti vanno premuti in un certo ordine. Premendo il tasto errato, tutte le luci si spegneranno e sarà necessario ricominciare. Ok. Eccola qua. Quindi, Leon.
Oddio, no, no. Aspetta. No. 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 Ah, partiamo questo, questo, questo. No, voglio vedere un attimino. Allora. Ok. No, stronzo. No. No. Tutti, tutti poi. Ok. Due sono. Perfetto. E abbiamo il primo tasto di ricambio. Ok. Lo spogliatoio degli uomini, ora mi è venuto il termine, va bene. Quindi torniamo un attimino sotto a sto punto. E tornando sotto, comunque io non ho capito per quale motivo. Ma questo è proprio un effetto di Twitch. La live viene scurita in un modo spaventoso. Allora, mi viene... Se io dovessi, tipo, fare una roba, no? Luminosità. Voglio fare queste prove tecniche. No, così mi pare una porcata più di prima. No, madonna, mi pare la Madonna di Fatima sto vedendo. Che cos'è? Facciamo più chiaro. No, più chiaro no, non deve essere più chiaro. Questo non deve essere più chiaro. Più scuro? Ascurite tutto, magari? Vediamo. Non vedo una sega io. No. No, così non vedo nulla, però. Se ti facciamo un po' tutto mid, così? Prescuro, prescuro, cazzo, si vede scuro. Un attimo. Voglio trovare più o meno. Ma facciamo così, appena visibile. Tipo così? Vabbè, è più o meno come prima. No, vabbè, è proprio un effetto di... È proprio un effetto di Twitch che di base va un attimo a... Non scurire, però... Abbassare quella che è la saturazione. Tipo qui dentro, no? Vediamo. La differenza è quello che vedo e quello che vedo qua. Vabbè, ci sta. Va bene così. Usiamo il tasto. Mettiamolo qua. E adesso 2, 0, 1. Niente. 2, 0, 0. No, io non ho provato, ma non penso che... No, ok. 2, 0, 4. Nothing. 2, 0, 5. Niente. 2, 0, 6. Che cazzo di senso ha avuto mettere 0, 7? 2, magari non 2, grazie. 208. Ok. Colpi di pompa, va bene, va bene. 209. Niente, c'è solo per i colpi di pompa. Ok. Dove stanno? Di qua. Combiniamo questi. Però per ora io li andrei a posare, così come l'erbetta rossa. Quindi sì. Abbiamo un attimo di qua. E si posa. Via e via. Ok. E andiamo. Sì, le zone scure vengono particolarmente più scure. Non so come spiegarlo. Boh, vabbè. Quindi... Colpi, altri colpi, va bene. Ci si può fare il bagno con questi colpi comunque. Qua niente. Eccone una. Picche. Sì. La prima delle chiavi.
Questa è aperta, sì. Cos'è stato? Qualcosa di terribile. Merda. Qualcosa di obbrobrioso, Leon. A tutti i sopravvissuti. Consideratelo come un regalo. Se avete la sfortuna di essere ancora vivi. Ah, proprio. Fate attenzione a quegli orrendi cosi che sembrano essere stati squagliati vivi. Li abbiamo soprannominati Licker. Sono ciechi come talpe. Che questo è un grande consiglio. Ma sembra che abbiano un udito incredibile. Se non vi mettete a correre come degli idioti sparando alla cieca, dovreste riuscire ad evitarli. Forse. Ad ogni modo, muovetevi come se foste mia nonna in carriola a camminare il più lentamente possibile, chiaro? Ora non posso più stare qui a perdere tempo. Il dovere mi chiama e ho un amico da vendicare. David. Questo consiglio dato in questa situazione è un po' preoccupante. Altra polvere da sparo. Asse di legno, ok. Sì, va bene. Colpi pistola, ok. 49. Ah, ok, qua. Va bene. Note di uno sconosciuto. Fanculo a quegli stronzi dell'amministrazione. Mi hanno buttato fuori, dopo tutto quello che ho fatto per loro. E va bene. Vorrà dire che mi divertirò un po' prima che vada tutto a puttane. Li ho rinchiusi in una stanza. Ho sbarrato la porta e piazzato nel C4. Mi basta solo farlo detonare e buonanotte a tutti. Però non è divertente se finisce così in fretta. Magari potrei dare a quei bastardi qualcosa per cui valga davvero la pena urlare. Sì, darò a uno di loro un bel giocattolino e gli dirò: se uccidi quello a fianco a te, risparmierò gli altri. Chissà che cosa farà. Blatterate tanto di giustizia e orgoglio, ma quante volte vi siete messi contro di me, contro il vostro superiore? Oh sì, siete proprio dei bravi poliziotti. Peccato che vi rimanga poco da vivere. Che spasso, ragazzi. Ci manca solo un po' di musica. Credo sia Irons. Teoria. Borsello. Meraviglia. Abbiamo l'inventario ampliato. Ok. Ula. Leon, sono Marvin. Vieni qui appena puoi. Ora arrivo, Marvin. Ho qualcosa da mostrarti. È importante. Ricevuto, arrivo subito. Non mi conviene passare dal centro perché ricordo che effettivamente casca tutto, quindi facciamola un po' più tranquilla. Oh merda. Brutto bastardo. Ok. Quello è vivo? Oh merda. Oh merda. Ecco. No. No, 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 no. No, 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 no. In tragedia stava finendo. No, liscio. Ok. Va bene. Oh merda. Teoricamente non c'era un coltello qua in zona? Sì, eccolo. Tu? Bella stempia. Merda, no. Ti lisci. Ok. Merda, è ancora in piedi. Pensavo cascasse. Ok. Ok. Dove sta l'altro? Ah, vabbè. Allora, aspetta. No, il cazzo, vabbè. Si è alzato.
Non ho parole. Porca merda, proprio l'ho cannata qua. Oh merda. Hai rotto i coglioni, fattelo dire. Dammi sto cazzo di coltello devastato. E vabbè. Ah, qua manca lo stronzetto. È andata un po' così qua. Vabbè. Qua che abbiamo? Ah, il libro rosso. Ok, sembra fosse sorretto da una mano. Ok. Questa si apre con la chiave di picche. Esatto. Ma questa è una shortcut in teoria. Sì. Quindi per ora va bene. Andiamo di qua. Ah, e qui c'è l'altro. Aspetta, aspetta, aspetta. Mappa dei piani superiori. Ok. Polvere da sparo. Ok. Questa è chiusa, sì. Andiamo di qua. Aspetta, 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 sono stronzo. Io ho, giustamente, un amico che mi ama. Mi ama. No, ok. L'emblema del cavallino qua. Pesci, aragosta, anfora. Pesci. Che poi uno scorpione. No, è un'aragosta. Che cos'è? Non lo so. Anfora. Uno scorpione, un'aragosta. Eccola. E abbiamo il secondo. Il medaglione dell'unicorno. Ok. Si viaggia. Si viaggia. Leon, 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 calma. Ok. No. Vedevo un attimo in difficoltà. Dimmi, Marvin. Ti vedo sempre meglio. Vieni, guarda qua. Lo sapevo, ce l'ha fatta. La conosci? Sì. No. Si chiama Claire, sono arrivato con lei. Puoi raggiungere il cortile dal piano di sopra, alla est. Alla est. Capito. Grazie, tenente. Prego. Ok. Ma a Leon non viene nessuna forma di dubbio, giusto, a vedere Marvin in questa condizione. Cioè, è tranquillo. Leon è tranquillo. Io qualche domanda me la farei. Allora, questa si apre pure con la chiave di picche. Quella sopra pure? Teoria? Ora non mi ricordo, ma penso di sì. Allora, intanto voglio andare di qua. A posare un attimino la robetta. Nella cassa. Andiamo qua. Posiamo un po' di robe. Del tipo 1, 2, 3. Per ora non mi servono per ora. O almeno se voglio combinarle, voglio sfruttare le polveri più potenti. La chiave la teniamo come il libro per ora, perché mi sembra che possa servire a breve. Più o meno. Più o meno a breve. Oh, beh, ora vediamo. Ok. Saliamo. E via di qua. Comunque è un piacere rigiocare Resident Evil 2. È da tanto che non lo tocco. Ma è una figata. Veramente. Magari non con la Matilda. Ok. È teoricamente andata. Che bello. Che bello vedere che ste chiavi si possono buttare. Che meraviglia. Ok. Dio, l'asse quella l'avevo posata. Vabbè, prendiamo questa. Potevo... No, più che altro perché le potevo accumulare nello stesso slot. Vabbè, va bene così. Allora andiamo.
Qui. Articolo rivista. La pietra rossa. Il rubino che affascinò Edoardo il principe nero. La perla bevuta dalla regina del Nilo. Il diamante che portò una regina alla ghigliottina. Il numero di storie legate al fascino delle gemme non ha limite. Questa misteriosa pietra rossa non è che il caso più recente. Come per le altre gemme citate, le sue origini sono sconosciute. Si dice che adornasse il portagioie di una nobildonna e che fosse persino dedicata a un saggio re. Quest'autunno, questa pietra a lungo rimasta avvolta nel mistero sarà esposta a un'asta a cui di certo parteciperanno molti appassionati. Tuttavia, caro lettore, è meglio ammirarla da lontano, perché dietro la bellezza si annida il male. Questa gemma ha infatti tramutato sovrani illuminati in despoti più crudeli di Caligola. È proprio il sangue di cui sono intrise queste pietre a destare la bramosia dei cuori della gente. Ok. Brutta storia. Tessera, meraviglia, meraviglia, meraviglia. Questa mi serve come il pane, perché è quella per sbloccare l'armadietto del pompa. Braccio sinistro statua, che andremo a combinare. Ecco perché mi serviva. Yes. Braccio sinistro con libro. Tieni, tieni il tuo braccio. A me non serve. Lascia stare la gemma. E caccia sta roba. Grazie. Scettro, che noi prontamente esaminiamo. Gemma rossa, una gemma il cui valore sembra essere molto alto. Servirà a seguire. Quindi per ora voglio fare una roba del tipo. Torniamo un attimino alla cassa oggetti. Si torna alla cassa oggetti. Più che altro per recuperare anche il pompa. Leon, abbiamo qualche problema con gli spigoli, vedo. Non ci siamo assolutamente. Marvin, tutto ok. Vieni qua. Vieni qua. E di qua. Eccolo. Meraviglia. Oh. Colpi di pompa e il pompazzo. Questo solo in situazioni disperate, ovvero boss fight e zombie, non credo proprio. Leaker, ma proprio nella peggiore delle ipotesi, perché c'è sempre il modo anche di devastare i leaker effettivamente, o di passare tranquilli. Quindi va bene. Ok, così. Per ora andrei in questa maniera. Anzi, prendo i colpi del pompa. Esatto. Va bene. Let's go. Dov'era il West Office? Eccolo. Marvin, tutto ok? Meraviglioso. Saliamo. Fa piacere sentire questo trapano di mattina in sottofondo. Spero si sente il meno possibile. Ma c'è un trapano in sottofondo. Vabbè. Giusto così. E qui. Aia. Ha fatto puff? Penso abbia fatto puffete. L'elicottero. Allora, aia. Ecco. Ehi! Leon! Claire? Claire! Aspetta, arrivo subito. Ok! Eh.
Claire, che sollievo vederti. Che meraviglia vederti. Quell'elicottero è spuntato all'improvviso. Sono tutto intero. Scommetto che non hai con te la chiave del cancello, vero? Purtroppo no. Ma tu stai bene? Importante è questo. Diciamo che sopravvivo. Andiamo avanti, dai. Ottimo. E le classiche conversazioni al giorno d'oggi. Come va? Ma diciamo che si campa, si va avanti. Ci siamo. Merda, ecco. Ancora per poco. Che succede? Che minchia è successo? Prova. Ma ci sono? Prova. Un attimino che mi è venuto il dubbio atroce. Non è che è crashato tutto, eh? Atroce. Dov'è atroce? No, ci siamo, però... Ok. Che cazzo era successo? Sì. Boh, va bene. C'era stato un... un momento un po'... Non preoccuparti per me. Poco sì. Fai attenzione. Va bene. Per un attimo ho temuto il peggio. Claire, hey. Ci siamo ripresi da un mezzo... una mezza crashata, no? Però dai, alla fine è tornato tutto come prima, meno male, almeno. Non so cosa cazzo era successo. Marvin, abbiamo un problema, siamo... circondato da zombie. Nella merda. Stavo crashando e niente. E Marvin non risponde. Marvin. Dai. La chat qua sta connettendo. Ci siamo? Silenzio, voi! Dovremmo esserci. Boh, non so, va bene, dai, andiamo. Bene così. Allora, utensile. Ok, siamo subito qui in questo caso. E via. Allora, oh merda secca. Questa si può... Porca Eva! Usa. Dove cazzo sta qua? Ok. Usa sta roba. Entriamo. Ah, Gesù. Un attimo, ora qui c'è un po' di... un po' di casini. Ma sai che ti dico? Questa la usiamo qua, a sfregio. Qua abbiamo colpi di pistola, ci sta. Giovane. Posso farcela? Merda, sento... la merda sento, ecco che sento. Ula. Allora, cerchiamo di analizzare la situazione. La situazione è che siamo più o meno nella merda. Ok. Bello, bellissimo, ci stava. Vai, vai, continua a ballare. Andato? Resta morto. Calma, perché io volevo un attimino. Granata stordente. Aspetta, perché qui c'è della roba. C'è della roba. Un attimo, perché c'è parecchia robetta. Olla. E che cazzo, un attimo, non posso prendere, ho l'inventario pieno. Ecco, questo mi serve a breve. Ora, praticamente, quindi. Qua ci devo tornare, tanto. Vabbè, facciamo le cose con un certo... con un certo ordine, con una certa eleganza, pure. Allora. Del tipo. Che stai scherzando? Giovane, lei.
signora. Ma è caduta come una mela. Ne sento uno, però non lo vedo. Ok. Non ci credo mai che sia andato. Invece sembra essere andato. Ah! Ah no, sei tu. Liscio! Ok. Secondo me non ti rialzi. Poi, non lo so, fai pure. Allora, che abbiamo qua? Un'altra asse di legno. Andiamo a combinare. Colpi pistola, che andiamo a combinare. E andrei un attimino a riprendere. Considerando che si sono liberati due slot. Qualcosina da qua dentro. Del tipo... Cosa c'era? Cosa avevamo? C'era una stordente... Che potrebbe servire in determinate situazioni. E poi? Ah, c'era... Ok, c'era... La polvere da sparo. E per ora mi sa che devo andare un attimino a... A posare le robe. Quindi andiamo. Frattempo un'occhiatina a Martin. Marvin? Che è Martin? Chi è Martin? Marvin? Com'è? È ancora vivo. Oddio, vivo non so per quanto, però sì, è ancora vivo. Facciamo finta che è ancora vivo. Ok. Facciamo proprio finta. Allora. Adesso, la cassa oggetti di qua. Ula, calma. E poserei le, come sempre, queste. La granata stordente la tengo. Sì, perché può servire, effettivamente. Poi sto pensando... Ma ci sono con... giusto? No, mi viene sempre un po' di dubbi. Vediamo. Ci siamo, giusto? Sì, sì, ok, perfetto. No, ogni tanto ho dei momenti di... Però te stai zitto, cazzo. Ok. Si sa mai. Allora, ok. Dall'altro lato, ovvero rifacendo il giro, lato destro, questo... C'era dove poter usare, se non mi sbaglio, la... La robetta. Merda. No, 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 no. Vabbè. Sti cazzi. Questa non è... Oh, cazzo! È bruttissima situazione. No! No, dovevo prendermi... Ecco, questa è stata una stronzata enorme. Leon! Mi sarei dovuto prendere il colpo lì. Brutta, brutta, brutta storia. Brutta storia, brutta, 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 terribile. Leon! Leon, i colpi dobbiamo mettere! Ok. Non volevo usarla in quella situazione lì, la... Porca merda, ma quanti sono? Vabbè. Mezzo alle gambe. Ok. Leon. Data no di merda di più. Cadi, ti prego. Va bene, dai, stordito, via. Madonna santissima. Vai, 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 vai,
E in tragedia stava finendo. Quella stordente non... Esplosivo elettrico, ok. Quella stordente... Cap, locker room. Ok. Si può buttare. Stordente non la volevo... Non la volevo usare. Beh, qui ce n'è una almeno. E vabbè. Abbiamo un'altra asse di legno. Porta con il cuore. Questa si sblocca. Ula, calma. E... Adesso... Intanto sto pensando quale armadietto si potrebbe aprire. Con... Di medie dimensioni, ma mi serve il... Il detonatore. Quindi per ora me ne faccio nulla. Allora. Cassaforte. Proviamo ad aprire il... L'armadietto là sopra. Silenzio. Qual era questo? Dov'era? Non ricordo più. Sopra. Cap. Non mi ricordo quale apre. Boh, vediamo. Tentiamo con questo. No, non è questo. Anche se ci stava. Cap. C'era uno nello spogliatoio? No, giusto? Oppure... Sì? E questo? Ok. Altri colpi di pompa, va bene. La mano ve... Io sono stronzo. Io sono stronzo. Ho preso tutto, ma non quello che serviva effettivamente. Ecco cosa ho mancato. La manovella. Vabbè. Torniamoci. Quest office. Marvin, tutto a posto? Tutto a posto. E che questi sono... Ok. Tutto ok. La manovella. Qui dentro. Eccola. La manopola. Rotonda. Questo? Ah, gialla. Gialla, gialla già combino. Gialla già ci sta. Gialla già ci sta. Quindi, ok. Va bene, sì. Allora, aspetta, ragionando. No, non di qua mai sia. Torniamo di qua. Ok. La cassa oggetti... E intanto io combinerei una di queste. Perfetto. Poi salverei. Si sa mai. E via. Di sopra. Qua. Progressi. Allora. Che abbiamo? Tu non la conti bene. Ecco. Crollato.
La pera cotta. Qua niente, qua niente. Povere da sparo, va bene. E via. Ah, penso di aver capito. Ricordo. Merda. Colpi di pompa, guarda caso. Chissà come mai. Cerchiamo di farla. Oh signore. Leon, silenzio massimo, per favore. Per favore, raggiungiamo l'ufficio con estremo silenzio. Ok. Va bene. Pianta rossa. Oddio. Però la lasciamola così. Ah, la batteria, eccola. Va bene. Circolare interna. Ah, la cassaforte. 22 settembre 1998. Circolare di trasferimento, forniture, ufficio. Cassaforte ignifuga, dotata di combinazione a tre cifre, spostata dall'ufficio Stars, secondo piano, all'ufficio ala ovest, primo piano. Combinazione sinistra 9, destra 15, sinistra 7. Si prega di cambiarla appena possibile. Dipartimento manutenzione RPD. Ok. E allora aspetta, qua un po' di roba ci sta effettivamente. Un bel po' di colpi di pompa. Qui serviva la chiavetta. Inserire la chiavetta nella porta USB, che noi non abbiamo. Bene. Ok. Qui. Made in heaven. Combiniamo la stordente a quella, ok. Spray medico. Vedi. Allora, qui facciamo sta roba. Ok. Sento. Un raccoon. Eccolo. Una delle statuette dei raccoon. Poi cosa c'è? In teoria basta così. Ah, io prenderei proprio a titolo precauzionale lo spray medico. Ma anche l'erbetta, perché tanto devo uscire da qui. Quindi, aspetta, fammi controllare un attimo. Va bene. Ora, di nuovo. Andando dove cazzo è finito? Con un silenzio estremo. Madonna che lentezza. Ma è dovuta sta lentezza, perché qua finisce in tragedia. Qua finisce in tragedia. Qua finisce. Qua finisce in tragedia. Non mi senti, beh? Non mi vedi? Però. Allora, calmo. No, 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 no. Allora. Aspetta, parliamone. No, 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 no. È un problema, perché il corridoio non è così tanto largo. Quindi passarci accanto è un. Non accelerare il passo, non ti permettere. Devo trovare una zona un po' più, ecco, tipo questa. Nella speranza, nella santa speranza che magari lui è finita, vero? No, 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 no. Non esisto, vedi? Bravo. Ora. Non ci sono! Madonne! Basta, basta, basta! Troppo! Shh.
Quello che cos'è il... Scusa? Ho capito che dobbiamo fare... Ma... Allora, contestualizzando il tutto, i leaker non vedono, sentono soltanto. Il problema è che in base a come sono posizionato, a parte che mi sta toccando il piede destro, chiaramente, però va bene, non posso né scendere né salire, per citare il buon Aldo, praticamente. Quindi, che dobbiamo fare? Oh, cioè, è una situazione un po' complessa da gestire. Ok? E vabbè, io potrei stare qua anche tutta la giornata se vuoi. Il problema è che sai come c'è del content da mandare avanti. Quindi o ti levi dal cazzo. È un problema. La smetti di odorarmi la ciolla? Madonna, scusa. Vai. Non penso di poter fare nemmeno un minimo passo, perché... Ho comunque mai vista una roba del genere. Allora, lo devo fare? L'idea era quella... Non abbassa più di questo la visuale. L'idea era quella di sparargli un colpo sul cervello. Porca Eva! Ah! Madonna, mi ha distrutto! No! Porca, cosa sto facendo? Impazzito. Bello, Leon! Ma scusa, ma sta roba... Io i leaker li ricordavo cazzuti, ma non a sti livelli. Va bene. Va bene. Ok. In dramma stava andando. Porca puttana, comunque, porca puttana. Cosa stavo facendo? Non mi ricordo. C'è una situazione un po' particolare. Ah, beh, posso fare il detonatore. Sì. Posso fare il detonatore. Allora, scendiamo. Marvin, tutto ok? Una favola, come sempre. Stai una favola. Andiamo di qua. Comunque, gli è bastato un colpo. Io ero in normale. Da normale mi ha mandato in pericolo. E se non mi ricordo male, qua c'è un altro. No? Ok. Ricordavo male, vuol dire. È stato un momento molto particolare quello. Abbastanza particolare. Allora, prendere il dispositivo, lo combiniamo, così da fare il detonatore, effettivamente. E... Io farei sta robetta del tipo... Ok. Ah, vabbè, però già ne ho una, dai. Là, giusto, 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 la cassaforte. La cassaforte, allora, intanto salvo. Tanto salviamo. E si va per la cassaforte. La cassaforte, in teoria, era questa dell'ufficio. Ufficio ovest, quindi questo, sì. Allora. Qual era la password?
Sinistra 9, destra 15, sinistra 7. Ma 9 del tipo... Sinistra 9, destra 15, sinistra 7. 9, 15. Ok. Eccolo! Altro borsello! La grande. Meraviglia. E adesso posso andare a mettere effettivamente il detonatore. Ok. Calma. Ok. Ah, silenzio. E di qua sopra, sì. Ok. Ok, mettiamolo qua. Boom! Merda! Se non ricordo male, se io faccio una roba tipo questa... Questo non si sposta. Stavo scherzando. Stavo scherzando proprio alla grande. Mi piace scherzare, sono una persona molto divertente. Ok. E qui si va per il terzo medaglione. Però la problematica più grande, stavo per dire, è data dal minchia di Licker che c'è nella zona. Donna, arco, serpente. Allora, no, donna, arco, serpente, dove sta il serpente? Eccolo, però lo sentivo già, eh? Medaglione della Vergine. Lo sento il figlio di puttana. No! Porca Eva. Ma non posso. Arma secondaria va bene, ma io non posso metterla. Non ricordavo questo particolare. Come... No, tipo lanciabile, no. E che cazzo devo fare io ora? Guardate, questo singolo colpo alla testa è una roba santa in questa maniera. Ok. Non ci sono? Sì che invece ci sono. Mi ha visto perfettamente. Via. Pensavo che non muovendomi. Invece il cazzo. Il cazzo. C'è proprio. Sta minchia. Cioè, va bene. Ok, d'accordo così. Allora, non fare bordello lì sopra. Andiamo a mettere il terzo medaglione. Che brutta situation. Figa. Ma forse ste assi le posso anche posare, no? A una certa. Ci ho pensato ora. Che momentaneamente non è che siano di grandissimo aiuto. Quindi per ora via. Per il resto porterei con me una miscela di questa. E basta, cioè alla fine questo va bene così. Oh, mettiamo il terzo medaglione e apriamo finalmente il passaggio. Ok, via. Così va sottoterra. Bene. Bene. Usciremo da qui.
Tenente Brana! Marvin! Marvin! Dobbiamo andare. Ehi, Marvin. Un signor. Lo portiamo subito in ospedale. No, no, io... Non è convintissimo. Sa salvarti. Forza, l'aiuto. Vai! Senta, possiamo ancora uscire insieme. Serve solo... È troppo tardi. Ci ho provato, Leon. Ma ora è troppo tardi. Non possiamo lasciarlo diffondere. Ora tocca a te. Adesso vai. Povero Marvin. Va bene. Giustamente la consapevolezza di essere andato, cioè, brutto. Brutta roba. E vabbè. Non la deluderò, Marvin. Allora. Colpi di pompa, ok. Perché adesso c'è un motivo se dai colpi di pompa. Polvere da sparo, io farei una sola, esatto, una combinazione di questo tipo per ora. Questo, ok. Salvo. No, perché so cosa c'è ora, ecco perché. Questo niente. Andiamo Leon. Bello lui, va bene. Allora, ascensore. Dovrebbe essere quel momento. Caro William. Più o meno. Sì, sì, sì. Ok. Fammi un attimino vedere qui sotto risorse di qualsiasi tipo. Ulla! Granata frammentazione. Ah no, che si possono usare. Sono stupido io. Si può, infatti, perché le devi equipaggiare. Madonna mia, che pirla che sono. Va bene. Ulla! Ok. C'è nient'altro? Questo niente. E andiamo. Abbiamo nulla, va bene. Aia. Aspetta, fammi, perché mi ricordo. Ok, fuggire il pompa. Ecco. E che? Ma che? Leon, ma che? Oh signore. È sbattuto un pochettino quella. Eccoci. William. A noi. Direi cominciamo con questa. Tanto per indirizzare un attimino il tutto. E poi via di questo. Sherry! Ok. Occhio! Merda! Cazzarola! È cattivissimo lui. Non vedo l'occhio. Non ho scelta. Devo farlo fuori.
Oh merda. Ulla. Bello aggressivo. Via. Porca zoccola. Cosa ho preso? Colpi, granata. Mi vorrei girare, ma la vedo brutta. Madonna santissima. Cosa ho in mano? Riandiamo di granata. Leon, ho detto riandiamo di granata. Ok. Dobbiamo colpirlo però. Oh madonna. Posso? Ok. È tosto. Tosterello. Andarmi ad incastrare qui è abbastanza semplice come roba. Vorrei ricaricare, però non trovo il timing. Ok. Via. L'abbiamo fatto, no hit. Ci sta. Ok. Qualcuno mi sta osservando. Beh, è andata, dai. Però devo esaminare bene la zona perché ci sono ancora un bel po' di robette. Esatto. Erba rossa, munizioni. Questa la combiniamo. Poi, girando dall'altro lato. Altre risorse. Erbetta verde. Altre munizioni. Non lo so, io onestamente... Normalmente su ogni TPS, FPS, abilito quella che è la mira assistita, ma su Resident Evil, sui vari Resident Evil, o almeno questi in telecamera a spalla, non mi sono mai trovato bene con la mira assistita. Non lo so, è una roba... preferisco sempre tenerla disattivata, quel rallentamento non mi piace, che poi si può anche... impostare, no? Quello che è il rallentamento. Però non lo trovo qualcosa di utile. La trovo deficitaria quasi quasi la mira assistita su sti giochi. Non so perché. Non mi ha mai preso. Quindi va bene così. Polvere. La sparo. Ok. E altra erbetta. La combinerei. Va bene. E andiamo a sto punto. Leva. Ok. Armadietti, robe, risorse, non si sa mai. Passiamo. Ah, che meraviglia. Beh, salvataggino, però aspetta, prima di salvare gestiamo un attimino l'inventario. Va bene, va bene. I colpi non... La polvere da sparo per ora va benissimo così. Salviamo. Va bene, ci sta andando alla fine, dai. E via. Ah, il parcheggio. Oh, oh, oh. Vuol dire solo una cosa. Cagnacci infamoni. Va bene. Già si sentono, già si sentono. Sentili, sentili. Va bene. Allora. Ok.
Chiusa, sì. Piano. Diavolo. Diavolo. Aia. Colì. Cos'è, uno scherzo? Del cazzo. Boom. Hey. The bitch in the red dress. Chi sei? Chi sei? Sta attento. Bau bau. Abbassala. FBI. Open up. Mi scusi. Grazie. È un altro colpo. L'aiuto. Strano, tu sei ancora vivo. FBI, eh? Che succede qui? Mi spiace. Informazione confidenziale. È troppo easy. Per il tuo bene, smetti di fare domande e vattene da qui. Va bene. Ok, Ada. Ehi, non abbiamo finito. Ok, è andato di là, va bene. Parcheggio, la zona del parcheggio. Se io vado di qua. Cosa c'è? Oltre che il buio più totale, come sempre. Oddio. Poligono. Nota, smaltimento, attrezzatura. Oggetto da smaltire, chiave della volante 7439. Dettagli. Chiave piegata e inutilizzabile. Usando i pulsanti si possono ancora aprire le portiere e il bagagliaio. Ah, ok. Scatola. C'è qualcosa all'interno. Apriamola. Una chiave molto consumata, però ancora utilizzabile. Un messaggio da Mr. Raccoon. Ciao bambini e bambine, sono io, il vostro amico dello zoo di Raccoon City. Tutto bene? Oggi voglio parlarvi di una cosa che mi sta davvero a cuore. Conoscete i favolosi pupazzi di Mr. Raccoon, vero? Beh, un uccellino mi ha detto che ora va di moda usarli per il tiro al bersaglio e la cosa mi rende davvero molto triste. Ma dei bravi bambini non farebbero mai una cosa simile, vero? È super, mega, ultra pericoloso. Non fatelo, mi raccomando. Ci vediamo allo zoo. Un abbraccione dal vostro Mr. Raccoon. Diciamo che non è la prima volta che viene usato come tiro al bersaglio. Del tipo, no? L'hai appena detto. Te la cerchi però, signor Raccoon. Qua non c'era... Ok, colpi di pompa, va bene. Andiamo via, prima di subito. E quei due tizi a terra non è che inspirino tanta sicurezza. Va bene. Qua non si può. No. Merda, già si sentono, già si sentono. Pianta blu. Ma io direi, famo sta roba. Verde, rossa, blu. Ok. Bella completa, bella potente. Aia. Conviene fin da subito fare sta roba. Ok. È un tosto lui, ok. No, perché so cosa sta per succedere più che altro, quindi
avendo la consapevolezza, dico, trattiamoli fin da subito in una certa maniera. Ecco, questo più che altro. Allora, il canile. Questa? Ok, si apre un attimino allora. Qua cosa c'è? No, qua serve la maniglia. Referto autoptico numero 53477. Nome del deceduto, Justin Hanson, maschio caucasico, 39 anni, referto. Trovato morto nel letto di una cella del personale. Le mani sono contratte per il rigor mortis che scomparirà presto. È probabile che sia morto appena spente le luci. Il deceduto era un noto cleptomane condannato in più occasioni. Nonostante fosse detenuto, il suo disturbo lo portava a compiere furti anche in prigione. Sei cleptomane, ce l'hai un po' di natura come cosa, effettivamente. Io non le voglio aprire tutte, più che altro perché ricordo che diventa una tragedia la stanza aprendole tutte. Justin, devo aprire quella utile. Non si legge una sega. Beh, facciamo finta sia questo. Mi sa che è lui. Mi sa che è questo, sì. Può essere? Aspetta. Chiave. Porco Giuda. Direi via. Non mi toccare, per favore. Grazie. Va bene, è andata. È andata. Il mio obiettivo era recuperare la chiave e l'abbiamo recuperata. Ok, alla grande. E lo so che non è completa come zona, non credo ne valga la pena. Tutto qui. Quindi, chi è? Chi è che urla? Ah, ok. Si sono alzati. Beh. Sì. Li aspettiamo con piacere. A braccia aperte. Salve. E lui è tosto. Ma che cazzo veramente? Ma non ho parole, guarda. Oh signore, ma come... Bello. Beh, però magari gentilmente... Ma che cazzo è un tank? Ecco. Oh Gesù! Ma che... Vabbè, stordente è andata così un po' a mignotte. Ma va bene, dai. Allora, che abbiamo qua? Erbetta rossa. E un altro rullino. Ok. Che stronzi comunque. Probabilmente avrei anche potuto evitare di star lì a combatterli. Vabbè, non ci ho pensato effettivamente. Allora, la chiave della macchina. Sì. Blip. Si è aperta. Un attimino che qua devo fissare. Ok. Il calcio. Il calcio della Matilda. Andiamo a combinare. E ora è anche più stabile in teoria. Non ricordo. Penso di sì. Ah no, ok, il puntatore diventa... Ok, si riduce prima, effettivamente. Roba molto comoda questa. E ora si va di qua. Oppure no? Forse sì? Forse no? Boh! Colpi di pistola. Lo scopriremo solo vivendo. E una mappa. Ok. Poracci.
Va bene. Dai, calma. Non posso, vero? No, non posso, ok. Ehi! E là? E là? Ehi, non posso crederci. Un essere umano. Contento. Ciao, umano. Sei qui? Ciao, umano. È abbastanza. Siamo gli unici ancora vivi? No, no, ce ne sono altri. Ah, buona notizia, credo. Sì. Credo. Sta aiutando Irons. Irons? Il commissario Irons? È ancora qui? Chi lo sa. Spero sia finito in pasto a quelli. Che vorresti dire? È lui lo stronzo che mi ha chiuso qui. Beh, avrà avuto le sue ragioni. Ma certo. Stavo per pubblicare le sue porcherie. Penso che io avrei fatto lo stesso. Ehi, facciamo un patto. Tirami fuori e ti do questo. È l'unico modo per uscire dal parcheggio, fidati. Scusa, non posso farlo. Devo parlarne. Devo parlarne. Un genio, Leon. Senti, siamo entrambi prigionieri qui. Quindi o collaboriamo e riusciamo a uscire o... Merda. Arriva. Cosa? Chi arriva? Avanti. Dai, non fare lo stronzo. Ne avrai bisogno. Tirami fuori da qui, cazzo! Aia. Ecco. Oh Cristo santo. Boh. Chi va là? Sono io. Metti via quell'affare. Non so cosa sia stato. È successo in fretta. Ti ho detto di andartene. Non vorrei finire come Ben, vero? Ben. Lo conosceva? Era un informatore. Aveva dati utili alle mie indagini. Quindi non stava mentendo. Ehi, non può continuare ad andarsene. Ah! E ste mani addosso. Non so neanche il suo nome. Mi chiamo Leon Kennedy. E la S? Prova come uscire, Leon. C'è poco tempo. Poi parleremo. Mi chiamo Ada. Vale ancora il patto? Ecco come uscire. Però... a recuperarlo, mo... E adesso vale ancora il patto, comunque. Ah, donna, che finaccia de merda. Oddio, il quadro elettrico, ok. E l'attrezzo, va bene. Nota. Quadro elettrico celle. Il quadro elettrico è fuori uso. Potrebbe il responsabile occuparsene al più presto? Come ormai noto, il quadro elettrico delle celle è un residuato bellico e credo ci serviranno quei componenti... per quadro elettrico fuori produzione. Alcuni dovrebbero trovarsi nella sala del generatore. Addendum. Ho saputo che nella sala del generatore c'è solo uno di quei componenti. Il tizio è venuto a riparare la campana della torre dell'orologio, dovrebbe averne un altro. Qualcuno può fregar... chiederglielo cortesemente? Ecco. Con educazione, con cortesia, si arriva ovunque. Quindi andiamo. Allora, abbiamo la manovella, ok, quindi ci siamo. Andiamo. Allora, avendo la manovella posso tornare di nuovo di là. Sì. Esatto, di qua. Era qui, giusto? Sembra di sì. Oppure no? Giusto, giusto, giusto. Ah, chi? E si usa. Boom. Ok. Di qua dove si andava? Che la mia memoria è un po'... Ah!
Cazzo. È sempre la zona del canile. Ok, al momento facciamo quelle del pompa con queste. Perfetto. Ah, glieli sento. Si sentono già. Scatola componente elettrica. Questo è uno, però. Eccola. Componente elettrico. Va bene. Ok. Andiamo a caso? Potere del caso? Vieni a me. Pirla pieno d'acqua sono. Oh, signor. No. No. E che palle. Ok. Ecco, ora è la tragedia. Merda. Cazzo. Ecco. Ok. Molta attenzione perché sti cagnacci, diciamo che merda. Porca Eva! Ok, riescono ad essere spietati, stavo per dire. Basta? Sta minchia! Wow! Beh. Oh madun. Dammi l'assistita! Oh signore! Mi ha preso, vero? Aia. E dico, la mia assistita non ne ho, giusto? Madonna, madonna. I cani senza mira assistita sono già un po' più... come dire... stronzetti nei movimenti. Questo va bene. Ulla! Brutti. Porca troia! Mi sono cagato tutti i colpi della pistola, comunque. Tutti. Cioè, tutti. Incredibile sta roba. Finiti sti cazzo di cani. Allora, andando un attimino con calma... ok, teoricamente di qua... cosa c'era? Si sale? Sì, sì, ho capito, ok. Allora. Colpi di pompa. Erbetta blu. Accendiamo questa cortesemente. Devo fare dei colpi di pistola. Intanto questa, facciamo sta roba. Però per ora posiamo questa. Non ne ho una tranquilla di erbetta, no. Mi porto una di queste e aspetto di stare in pericolo per utilizzarla poi. E il componente per ora lo posiamo. Le assi le prendiamo perché mi servono ora praticamente. Che c'è qua? Giallo, colpi di pistola. Ah, i colpi della Magnum. Dispositivo elettrico sto fusibile, non ricordo onestamente. Sento... eccolo.
Dispositivo elettrico, sto fusibile, non ricordo. Ah, qui praticamente, ok. No, vabbè, serve qua. E allora intanto poserei i colpi della Magnum. Prenderei polvere da sparo, così facciamo altri colpi di pistola, non si sa mai. E ok. Prendiamo altra di questa, così facciamo quelli del pompa. Va bene. Il rullino lo teniamo perché lo usiamo a breve. Salvo intanto. Ok, e via. Le assi di legno le usiamo ora. Però non mi ricordo se... Oddio. Perfetto. No, perché non ricordavo quali potevano essere i punti specifici dove andarla ad utilizzare. Questa è una, se siamo sicuri. Ulla. Cristo, Leon. Bellissimo. Ok. Lui è ancora in piedi. Lui due, dopo tre colpi in testa di fila. Ok. Ma giovane. Ho capito però, porca mignotta, che cosa ti si è voluto per crepare? Ah, il pranzo? Brutto bastardo, è andato, la cosa buona è questa. Fusibile. Coltellazzo, ci sta. Salve. E beh, lui per ora può stare, voglio dire, è abbastanza... Oh, calmi. Innocuo, stavo per dire. Posso? Grazie. Qui c'è ancora bordello? Oh, Madonna. Andiamo. Allora, a livello di... Vabbè, scala antincendio. Ah, Marvin. Marvin. 10. Ecco. Merda. E Metto vabbè. fine a tutto questo. Glielo prometto. Glielo prometto. Quale lip syncing? Allora, sto pensando a quello che posso fare. Ho la chiave di quadri. Teoricamente, chiave di quadri. Allora, in lavanderia ce n'è una da aprire con la chiave di quadri, ok. Però io prima vorrei andare a sviluppare il rullino. Sì. E basta. Poi apro quella della lavanderia. Merda. Porca Eva, ma non è possibile! Sono morto! Non sono morto, ma sono morto! Sì, però sta roba è atroce! No, Leon, non mi puoi fare questo, non ho parole. Ma teoricamente, ma un corpo... Niente da fare. L'idea dovrebbe essere un colpo sul cervellotto. Non dovrebbe metterli già KO? A quanto pare no. Va bene. Leon si sta cagando addosso. Lo sento. Lo sento un po' in difficoltà. Allora, prendiamo a sto punto lo spray medico direttamente. C'è sti cazzi, li abbiamo. Che palle, queste le posiamo perché non credo possano servire più di tanto in questo momento. Andiamo a sviluppare l'altro rullino. DCM è quello che sta sopra di noi, giusto? Dovrebbe essere.
Ma vediamo. Andiamo. Allora. Ah, silenzio, amico. Si sale. Quello al terzo piano. 3F, penso ci sia solo questo, sì. Quindi. D. C. M. E dentro abbiamo... colpi di magno, 5. Va bene. Sono utili, non ora, non avendo la magnum, però... saranno utili, ecco. Mettiamola così. Li andiamo a posare. Qua, ok. Via. E io una cura me la porterei sempre. Si sa mai. E procediamo così. Allora, mi ricordo se con la chiave di quadri si può aprire anche un'altra porta. Qua. No, cuori. Ok. Andiamo a quello che stava sopra. Terzo piano. Cioè no, terzo piano. Quello è il terzo. Questo sopra. Secondo. Bah. Andiamo comunque. Allora. Si sale. Non andiamo a sbattere contro i muri, Leon. Teoria. Non qua. Dov'era quella... giusto, giusto, giusto. Giustissimo. Qua. Ok, a destra. Questa. Ah, ma che meraviglia. Che meraviglia. Significa che stiamo facendo le cose con un ordine... un attimo, devo sistemare la dead zone di sto schifo di controller, ok. Un altro dispositivo elettrico, va bene. Polvere da sparo, ok. E usiamo questo. Allora, andiamo a capire. Allora. No. 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 No, quindi partiamo con questo, questo... questo, questo. No. Oddio. Mi sto confondendo. No. No. Sì. No. Che palle. Cazzo. Dai. Cosa? Che senso? Non era... ok. Ulala. Che memoria del cazzo. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Facciamolo un po' più easy allora. Però sono stronzo io, eh. Ok, 3. Minchia, ma com'è possibile? Dai, ma come faccio a cannarlo sempre? Scusate, ma non era... mo, non ricordo. Tendo a scordarli. Che memoria di merda comunque. Allora, via. Questo, questo. Ok. Da, cazzo, basta! Due sono. No, io non ho parole, io non ce la posso fare.
mi posso incazzare per questa roba, seriamente? Di nuovo. Sinistra e poi in alto a destra. Sinistra e poi in alto a destra. Sinistra e poi in alto a destra. Beh, però sono un coglione. Ma davvero? Di nuovo stavo per sbagliare comunque. Va bene. Madonna, questo mi ha messo un po' più in difficoltà. Pezzo di ricambio. Abbiamo il secondo tastino. Allora, il secondo tastino. Quindi torniamo sotto a questo punto. Cioè, non sotto. Sì, sotto, giusto. Di qua. Ai. Ok. Ok. Dove sta? Qui. E mettiamo il secondo. Allora, a questo punto facciamo tipo... 1, 2, 3. 1, 0, 3. Ok, apre qualcosa, sì. C'è un coltello, ok. E poi... No. Borsello. Cosa c'è ancora da aprire? 1, 0, 2. Non l'avevo aperto. E polvere da sparo. Poi qualcos'altro. Mi sembra di no. No, ok. Intanto il borsello. Stupendo. Poi prendiamo polvere da sparo. Direi che la combiniamo subito anche. Ok. Questo coltellozzo ci sta. Questa è praticamente andata. Adesso. Vabbè, intanto andrei a salvare un attimino. Ok, no, sto dando un'occhiata all'inventario. No, vabbè, si può andare. Tu sempre lì, bello fiero. Questo non è salvare. Ok, questo è salvare. Ok. Ok, e via. Continuiamo. Adesso devo andare ad usare la manovella. Ho capito dove, ricordo dove, ok. West office, dov'era? Di qua. E via di qua. Leon, come sempre dobbiamo andare ad incastrarci in qualcosa, è proprio parte di te, è parte di me. Ok. Allora. Di qua sento gente che parla. Tiri qua, giusto? Sì. E via. Non so se si può buttare adesso la manovella. Non mi sembra, forse un'altra da aprire c'era. Boh. Invece si può scartare, che bello. E andiamo. Così a sfregio. Qua abbiamo che porta con il cuore, questa ancora non abbiamo la chiave. Se provo ad andare sotto. Ah. Ah, cazzarola, qua poteva servire una... qua serviva. Porta con il cuore, al solito non abbiamo la chiave. Ma dietti, l'ha aperta, vabbè. E porta di fiori. Niente, queste sono chiavi che non abbiamo. E lo dobbiamo far fuori. Sì.
Ok, credo sia andato, sì. Ok. Risaliamo. Qua stava però, che palle comunque. Ah, granata stordente. Colpi di pistola. Qui. Ah. Ok. Penso di aver capito cosa c'è lì. Io devo andare di qua, però prima andiamo di qua. Per ora. Solo per ora. Salve. Sono qui, eh? Vedo un po' di perplessità. Brutto bastardo. So che c'è qualcun altro, però... Ok. Merda sì, Leon. Ok. No! Come sempre. Come sempre. Come sempre, esagero troppo. Esagero troppo, sono avido. Dammi sto cazzo di coltello, cortesemente. Ero convinto di avere in mano il coltello. Ero convinto di avere in mano il coltello. Invece lui automaticamente ha avuto quella brillante idea di equipaggiare la stordente. L'unica stordente che mi ritrovavo. Granaggio grande. Perfetto comunque, davvero perfetto. Allora, qua abbiamo un'erbetta blu. L'inventario comincia a star stretto. Qui? Ah no, torno. Che torno dove ero prima. Questa è chiusa o aperta? Questa è chiusa. Quindi torniamo di nuovo di là. Di qua. Qua fuori. Eccoci. Allora. Che abbiamo? Un'altra erbetta blu. Si può combinare doppia erbetta blu? No. Ci ho provato. Aia. Leon, occhio alle corna. Ecco, aia. Il costato. Ok. Ok, facciamo questa robetta qua. E va bene. Leggero focherello. Mi sa che devo scendere, sì. Piano. Prendiamo una. Combiniamo. Prendiamo due. Combiniamo. Mostratevi. Dai cazzo, aprite. Bello. Ma dove cazzo sto sparando? Ma come cazzo sta sparando? Va bene. Perché spara più colpi? A volte parte questa doppia sgrillettata. Che dici, schiattiamo? Oh, grazie. Porca mignotta, sei dura.
Questa si deve... Ok. Allora. Ma prima di tornare lì sopra... Polvere da sparo. E... Non ho colpi di pistola però io, quindi un attimo. Esatto, facciamo sta robetta. Per ora sì. O altre... No. No. Quindi per ora questa la depositiamo. Come depositerei anche questa. Questa. Prendo semplicemente una verde verde. Ah no, ce n'è una già. Perfetto. L'asse va via. Ok, per ora stiamo così. Per ora siamo così messi. Posso salvare. Chiave di fiori. Va bene. Si salva. Aia. Però riprenderei un attimino la gemma, perché ricordo che a breve c'è dove utilizzarla. La porta dove sono sceso prima, che c'era la porta... La porta dove sono sceso prima e dove c'era la porta. Sì, Antonio, sì. La... Ancora. Perterrita. Non molla. Lei non molla. Molli? Ok, molla. La scala per scendere prima, dove c'era la porta dei fiori. Lì può servire, cioè lì serve, non può servire. Quindi ok. E adesso teoricamente dovremmo poter spegnere il fuocherello. Ok. Andiamo. E... Ecco qua. Salve. Com'è? Cristo Santo. Cristo Santo. Direi di muovere il culo, Leon. E questo ci fa... A pezzi. Ci fa delicatamente a pezzi, quindi via. Andiamo in una zona safe. Ok. Tanto... piccolo salvataggio di quelli tattici. Guarda, sei sporco, sei tutto sboccato addosso. Capelli impastati. Va bene. Aspettiamo che se ne vada. E ok. È andato? Quanto non sento i passi. Il cazzo. Sento ancora. Sei consapevole di aver rotto altamente i coglioni, giusto? Oh madonna. Che dobbiamo fare? Ho capito. Te ne devi andare, forse non l'hai capito. Porca puttana! Non pensavo potesse entrare qui dentro. Madonna, no, nella safe non puoi però. Un momento di... Va bene. Ok. Leon guarda del tipo... Che cazzo mi stavi facendo fare? Bah. Aspettiamo più o meno 20 secondi e provo ad andare. Penso sia... oddio, intanto qua stacco questo. Ok, dovrebbe essere andato. Dai. Dai, 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 dai. Che cazzo, ancora sento i passi. Mister X, che fa? Posso? Ci possiamo muovere? Ma non ho capito. Vabbè, vieni, proviamo a superarlo, perché a quanto pare... Oh merda, cattivo. Ok. Gli giriamo intorno un po' così. Ora. Qua.
Allora, ragionando in maniera molto rapida, io voglio scendere, abbiamo detto. Sì. Voglio scendere perché c'era la porta da poter aprire. Abbiamo appena preso la chiave, quindi scendiamo. Ora lui sarà un tormento più o meno per tutta questa parte di gioco, per questa sezione. Sto stronzone. Allora, apriamo questa. Ok. Salve. Polvere da sparo. Rapporto di... Ok, l'altra... Questa dov'era? Rapporto di confisca. Ah, ok, sala d'attesa, ho capito. Data 14 agosto 1998. Luogo RP di sala d'attesa, secondo piano. Motivo della confisca. Un uomo sospetto è stato trovato nel luogo sopracitato, avvicinato da un agente. Ha tentato la fuga fingendosi confuso, ma è stato arrestato. Gli è stato confiscato un biglietto. Nota. Non è un segreto che si tratti di Justin Hanson, 39 anni, residente in città, celibe e assiduo frequentatore delle nostre celle. Non è cattivo, ma è sempre lui, sempre il signor Justin, sempre il buon Justin. È affetto da cleptomania. Ancora non ci credo che abbia cercato di provarci anche in una centrale di polizia. C'è un pezzo di carta in una busta di plastica. Sinistra 6, destra 2, sinistra 11. Va bene, il portagioie, che è dove serviva effettivamente la gemma. Per quello dicevo, portiamola, ricordavo questo particolare. Dentro c'è... Ok. La chiavetta USB, esatto. Per la Magnum Mozza. Meraviglioso. Saltiamo da questo lato. Che c'è la bellezza di... Beh, colpi pistola. E basta più o meno. Allora, il piano d'azione adesso deve essere... il seguente. Intanto andiamo nella sala d'attesa ad aprire la cassaforte e poi con la chiavetta andiamo a recuperare la Magnums. Mi auguro non sia qui. Se è qua è un problema. Merda, mi sa che è qua. Ora, ragionando in maniera veloce, io posso passare solo di qua. Cazzo, devo essere veloce. Tanto. Calma. Ok. Questa è. Allora, abbiamo detto. Sinistra 6, destra 2, sinistra 11. 2, 3, 4. Ah, però penso sia 6. 2. Ok. E dentro abbiamo... Che cos'è? Ah, il compensatore. Rinculo. Ok. Dovrebbe essere praticamente completa la Matilda. Teoria. E con questa sì. Ah, nel frattempo, dove voglio andare? Dove voglio andare? Volevo andare sì a recuperare la Magnum effettivamente, quindi andiamo di qua. Ok. Aki. Ok, l'ufficio. E qua. Ora si può aprire. Ora sì. Via. Eccola. Lightning Hawk. Meraviglia. E qui abbiamo pure... Lettera agli agenti Stars. Ai miei cari compagni Stars. Come va in quella vecchia schifosa centrale? Il vecchio Irons vi rompe le palle come al solito? Io sono appena andato a trovare una pollastrella.
Vi lascio immaginare cosa è potuto succedere. Sotto il suo ombrellone bianco e rosso. L'Europa è una figata. Un mese non basta affatto per imparare a conoscerla. Forse prolungherò questa gitarella di altri 6 mesi. Barry, non metterti in testa di raggiungermi. Non vorrei far piangere tutte queste belle bambole, eh? Ci penso io a loro. Jill, se Claire prova a contattarti, dille che sto bene, ok? Ah, il buon Chris Redfield, 29 agosto. Va bene, Chris. Ma nel frattempo che stavo qua... Io l'avevo recuperato, lo spray, sì. E lo sento, lo stronzo che è qui, comunque. Ah, però lo devo recuperare, madonna, vero? Occhio, occhio a non fare sta stronzata, che ancora serve in realtà. Anzi, la richiudiamo a sto punto. Ok. Allora, cosa voglio fare? Che cosa voglio fare? Voglio intanto andare a salvare. Quindi andiamo di qua. Andiamo di qua. Oppure prima, mentre che ci sono, però non mi ricordo se durante la strada ora c'è. Potrebbe esserci un leaker. Cazzo, non mi ricordo se c'è un leaker nel frattempo. No, facciamo allora le cose con un certo... con una logicità, va bene. Qua ce n'era uno? No, ok. Perfetto. Allora, intanto questo si posa. Però io la poserei questa. L'ingranaggio lo tengo. La magnum la posiamo per ora. E la chiave mi serve. Va bene. Salviamo. E via. Allora, adesso devo andare. Devo andare, devo fare il giro completo. Sì, devo fare il giro completo. Perché devo andare dall'altro lato io. Porca Eva, è qui. Porca Eva, è qui. Velocemente. No! No, merda, c'era un leaker. Lo sapevo io. Va bene, via, 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 via. Non posso e non posso rallentare. No, anche perché c'è gente ovunque. Molto velocemente. Pia dentro, pia dentro, pia dentro. Il leaker non dovrebbe entrare, questo si può buttare, bellissimo. Prendiamo tutto quello che molto velocemente possiamo prendere, raccimolare. L'attrezzo mi serve adesso. Non c'è altro? Polvere da sparo, va bene. Sono fottuto. Sono fottuto perché devo... Merda. Cazzo. Ok, veloce. Madonna. No, no, no. Oh, cazzo. Ok. Bruttissima sta strada da fare. In questa maniera. Bruttissima, terribile. Oh signore. Controllando se c'è dell'altro qua dentro, ma non mi sembra. Ok. Allora, cosa abbiamo recuperato? L'attrezzo, sì. Da usare nella biblioteca, ricordo. Puttana Eva. Un pompa. Lo vedo un po' confuso comunque. Olla. No. Dimmi che ho qualcosa. Ok. Li faccio fuori perché sennò diventano problematici questi.
Ok. No, averli in mezzo alle palle in questa situazione non è assolutamente gradevole. Il coltello è andato. Peccato. Va bene. E direi, per ora non mi curo, seguendo sempre quella logica. La granata la tengo. Polvere da sparo, come sempre, per ora la poso. Abbiamo l'ingranaggio grande, che mi serve a breve. Salvo. E si va alla biblioteca. Ok. Va bene. Girando di qua. Ulla. Occio. E ora utilizzare il click con lui è una bella... Se n'è andato? Forse non mi ha visto. Se non mi ha visto, meraviglia. Dubito, giusto, però. Magari... Ricordo che qua forse ci sono dei colpi qua sotto. Un attimo. Da qualche parte qui? No? Ah. Ok, va bene. Com'è che si spostava? Questo qua. Questo qua. E teoricamente questo qui si sposta. Ua. E possiamo passare. Ok. Meraviglia. Allora. Aia. Porca Eva, come fai? Come fai? Merda, mi sono... Va bene. Ti aspetto, eh. Che fai? Tu scendi, io salgo. Non... No, va bene. Non ho cap... Non pensavo di poter prendere danno da quella situazione. Ok. Saliamo. Leon! Ok. Ha avuto un attimo di... Cristo, vai! Madonna. Eccoli in mezzo ai coglioni. Proprio dove meno dovreste stare. Vai, madonna. Ok. Ok. Perfetto. Perfetto il cazzo, scusate. No, un attimo. Magazzino, perché sono al magazzino? Ma io sono un pirla. La torre stava dall'altro lato. Cazzone pieno d'acqua. Ho fatto una stronzata. Non mi colpire. Ok, va bene. Qui era la torre. Dove stavo andando io? Di qua, madonna mia. Ehi, silenzio. Piano di riparazione. Luogo, centrale di polizia, lato ovest della torre dell'orologio. Dato il grande valore storico della campana, chiamerò uno specialista per farla riparare. Illustrerò i dettagli una volta che sarà arrivato. Nel frattempo metterò in sicurezza la campana in quanto il supporto minaccia di rompersi. Ok. Qua andava quello grande? Sì. Devo grattare un attimo. Aiuto. Ok. Ok. Questo in teoria lo posso riprendere, giusto? Questo sì, perché la scala è scesa. Qua niente. Qua ne serve uno piccolo. Mm.
Quella grande. Ok. Questa poi la mischierei a quella gialla. La devo salire in teoria. Quindi saliamo. Lì c'è il componente. E qui abbiamo quello piccolo, ok, da andare a mettere sotto. Giusto? Quello piccolo lo andiamo a mettere sotto, sì. Qua. Qui. E via. E abbiamo il secondo componente. Spero di non doverci scrivere un rapporto. Il danno l'hai fatto. Però. Eccolo qua. Allora, esaminiamo. Perfetto. Perfetto. Allora, io a questo punto andrei un attimino. Li abbiamo tutti e. E due magazzino, dove voglio andare io? Da dove viene lui? A lui sembra sotto addirittura. Andiamo di qua. Vorrei andare un attimo a salvare, stavo per dire. Apriamo sta porta. Ok. Ok. E andiamo. Oh merda. Eila. Discendiamo di qua. Sì, inseguimi quanto vuoi. Quanto vuoi. Quest'office. Dove cazzo sto? Di qua. Ok. Perfetto. Allora, dicevo, volevo fare questa roba. Dov'è? Intanto facciamo questa situazione qua. Sì, almeno abbiamo qualche colpetto in più. E li abbiamo tutti e due. Signori, a questo punto va bene. Avendo ottenuto i due componenti elettrici, avendo fatto progressi in maniera importante, un Leon devastato, distrutto a livello psicofisico, mentale, sporco, schifoso, lurido, lezzo, eccetera, eccetera. Io. Più o meno altrettanto. Le 3 orette sono andate e si può chiudere qui questa parte. Come al solito direi che ringrazio chi è entrato in live anche per poco, chi recupererà a parte tutta questa situazione. E basta, ringrazio come sempre chi anche al di fuori di Twitch, anche al di fuori di YouTube, supporta in qualche maniera. Ci si becca alla prossima, che non so a questo punto realmente quando sarà. Come sempre, si attendono varie comunicazioni via social, Instagram, eccetera, eccetera, per capire storie e robe simili, per capire come si deve evolvere il tutto. Per il resto, da Leon, da Mister X che fa un bordello scandaloso. E da un fulmicotone provato. È tutto. Alla prossima.